chiesto di parlare la deputata Sara Cunial. Grazie Presidente. Prego. Hobbes ci diceva che il potere assoluto non nasce con un'imposizione dall'alto, ma dalla scelta di individui che si sentono più protetti rinunciando e concedendo la propria libertà ad un terzo. In virtù di questo, voi proseguite anestetizzando le menti a base di mass media comprati, ammucchina e PNL, con parole come regime, consentire e permettere, fino al punto di permettervi proprio di normare anche i nostri legami e i sentimenti e certificare i nostri affetti. Quindi, in questo senso, la fase 2 non è nient'altro che la prosecuzione della fase 1, si cambia solo il nome, come già avvenuto peraltro per il MES. Abbiamo capito che non si muore di certo per il solo virus, ed allora si potrà soffrire e morire grazie a voi a norma di legge per la miseria e la povertà. E come nei migliori regimi, la colpa sarà scaricata solo e unicamente su noi cittadini. Ci togliete la libertà e dite che ce la siamo cercata, al grido del divide et impera. A rimetterci soprattutto i nostri figli, anime violentate in accordo con il garante, si dice, dei loro diritti e delle CISMAE varie. Sarà allora concesso il diritto alla scuola solo con un braccialetto per abituarli alla libertà vigilata, ai TSO schiavisti e ai lager virtuali, in cambio di un monopattino e di un tablet. Il tutto per assecondare gli appetiti di un capitalismo finanziario il cui motore è il conflitto di interessi, ben rappresentato dall'OMS, il cui primo finanziatore è il noto filantropo e salvatore del mondo, Bill Gates. Lo sappiamo tutti ormai. Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos, ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale, puntando ad ottenere il primato su agricoltura, tecnologia e energia, e dice testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%, e continua, aperte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa, ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della stessa malattia, così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario, oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. E allora in questa tavola imbandita c'è tutto il deep state in salsa italiana. C'è la Sanofi che insieme alla già collusa Glaxo, gli amici per intendersi di Ranieri Guerra, di Ricciardi e del noto virologo che noi paghiamo a 2.000 euro ogni 10 minuti per le presentazioni in Rai, sigla accordi con le società di medicina per l'indottrinamento dei medici del futuro, facendosi beffe della loro autonomia di giudizio e del loro giuramento. Ci sono le multinazionali high-tech come la Romana Engineering, amica tra l'altro del nobile Mantoan, o la Bendy Spoons della Pisano, per il controllo e la gestione dei nostri dati sanitari rispetto dell'agenda europea ID 2020 di identificazione elettronica che ricorre proprio alla vaccinazione di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale, tra l'altro in continuo con la cessione dei dati già avviata da Renzi all'IBM. Renzi che ricordo nel 2016, tra l'altro, ha dato un più 30% al Global Fund proprio di Gates. Ci sono gli amici di Aspen come Sasson e Colao, che con i suoi report di 4 pagine da 800 euro l'ora, senza alcuna revisione scientifica, ci detta la sua politica da generale del Bilderberg ben lontano dal campo di battaglia. Ma l'elenco è lungo, molto lungo. Ci sarebbe anche la Medtronic di Arcuri, eccetera, eccetera. Il contributo italiano all'Alleanza Internazionale contro il coronavirus sarà di 140
milioni di euro, di cui 120 a Gavi Alliance, proprio la no profit creata dalla Fondazione Gates, e sono solo la parte dei 7,4 miliardi di euro recuperati dalla Commissione Europea per trovare i vaccini contro il coronavirus, che serviranno proprio a quanto sopra descritto. Nulla ovviamente per la sieroterapia, che ovviamente ha il terribile effetto collaterale di costare pochissimo, tantomeno per non parlare della prevenzione, quella vera, che riguarda il nostro stile di vita, la nostra alimentazione e il nostro rapporto con l'ambiente. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavia e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici. Allora, mentre voi stracciate il codice di Norimberga con TSA, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese, noi fuori con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti. Le chiedo gentilmente, Presidente. Colleghi deputati, questo è un Parlamento libero dove ciascuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e ognuno è tenuto a rispettarle. Se non le condivide, a sua volta ha la libertà di manifestare il proprio pensiero. Basta con questo atteggiamento. Grazie, prego, Presidente. Concluda. Concludo. Chiedo a lei, Presidente, di farsi portavoce di un consiglio al nostro Presidente Conte. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente, ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie.